no, la toccata di Verdugo è la vita che non la sento. Come mai? È in preparazione per l'ottavo. Ah beh, qui a Napoli? Ad Avellino. Ad Avellino. Ah, benissimo. Te devo guardare perché non credo di ricordarmi. Thank you.
Allora, ragioniamo un po' sul carattere di questo pezzo, ecco, visto che evidentemente la forma l'hai già guardata bene con il professore. Dunque, il carattere di questo pezzo è, sì, toccata, ma quale tipo di toccata? Cioè la toccata alla Frescobaldi, la toccata alla Schumann, ecco, è toccata novecentesca, in cui l'elemento percussivo, perlomeno sforzato, l'incisività del suono ha molta importanza, ha una parte preponderante. Hai visto che in tutto il pezzo c'è una profusione di segni di sforzato, capisci? Ecco, allora la prima cosa alla quale devi prestare attenzione è proprio di forzare questo tipo di attacco in generale che vada bene per suonare questo pezzo. Mi spiego? Ecco, credo che da questo punto di vista tu debba fare una riflessione, proprio perché usi un attacco molto morbido per quello che occorre fare qui, capisci? Cioè è un attacco che va benissimo se tu mi devi suonare solo, come farai dopo, ma qui sei un pochino al di sotto o al di fuori della natura, dell'indole di questo pezzo, capisci? Ecco, quindi direi che il primo lavoro che dobbiamo fare è tentare, insomma, inquadrare che è proprio questo. Vuoi cominciare dall'inizio? Ecco, vedi che inevitabilmente nella tua esecuzione la forcella non c'è, anzi se c'è è al contrario, mi spiego, vai in attenuazione ed è inevitabile dal momento che inizi con un bel forte rotondo di pollice e poi muori. Allora, come lo puoi risolvere? Prova a fare tutto col pollice, vediamo come viene. Ecco, magari ecco, sul caldino invece di usare tutta l'unghia, usa meno unghia e più polpastrello, metti il dito più parallelo alla corda, ecco. Così, guarda, vedi? Così. Ecco, ma deciso, eh? Sì. Non andiamo bene. Allora, magari attenua un pochino a partire da qui, non sparare subito tutto. È importante che si apra questo suono. Ecco, allora, siccome non viene e non è colpa tua, dopo questo sì, viene a fare i battesi in seconda corda. In seconda corda, invece di farlo in prima, abbandona tutto e fai i battesi in seconda, sul quale, corda sulla quale puoi affondare il suono in modo da avere questo sforzato costante. Andiamo già meglio, non è ancora del tutto risolto, ma andiamo già meglio. Proviamo con un'altra diteggiatura su questo La diesis, sempre in seconda corda, invece di usare il pollice, usa il medio e l'anulare, come se tu stessi facendo un bicordo, però suoni sulla stessa corda. Gli accordi, le triadi su una corda sola, così, pam! Mettere la mano così e poi tirare una mazzata sulla corda in questo modo, insomma, ragazzi, sono rimasto libito a vedere una cosa del genere. Eccolo che funziona, prova un po' ancora. Ecco che hai il suono solito, capisci? Ecco. Benissimo. Sì. 1-3. 1-3 o 2. Sì. Sì, ma non c'è bisogno che ti incazzi così. La si va. Ecco, che ci sia questa sberla, capisci? Tanti.
E poi non deve essere nello stesso tempo che devi prima, ma deve essere un pochino più mosso, deve essere il tempo di zampato, devi usare tutta la leva, non solo una parte, capisci? È lo stesso fenomeno, è quello che spiegavo stamattina, no? Della fase attiva. Ecco, ecco, tari, 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 ecco, invece non funziona, stai facendo proprio il contrario di quello che il compositore ha scritto. Capisci? Ma non lei non deve avere paura di far male alla chitarra, ma devi così, capisci? Va bene. Tienilo pure il suono naturale, ecco, ma deciso, deciso, sempre attaccato il suono. No, no, pizzicato, pizzicato è una fase leggera, volatile, quello è un bisogno di... Questo non è vero. Questi chitarristi si rilassero di mezzo, ma non rilassare. Suono naturale, non suono. Anche perché poi quando arrivi qui è una cosa totalmente senza senso. Ma non riuscivo. Ma no, non c'è, ma non c'è, ma questa è una forzatura. Posso dire uno sculettamento. Tutta la mossa. Fa ridere. Thank you.
riuscite a fare. Riprendiamo per un attimo. Una certa presenza di suono, e uso pure l'appoggiaggio della mano destra se vuoi, o
comunque mantiene un suono solido, non un suono svuotato, perché è un suono portato, appoggiato portato, è sinonimo di appoggiato sforzato. Precisamente, ecco, molto bene. Allora, abbiamo inquadrato il carattere, adesso parte i valori espressivi piuttosto tenebrosi di questo pezzo, che poi però come contrasto a questi momenti lirici, così un po'. Ecco, il suono da forgiare è quello che ti ho indicato, uno sforzato non duro, contundente, ma molto solido e molto incisivo dal punto di vista ritmico. Ti ho dato qualche idea di utilizzatura per la mano destra, perché ne puoi forgiare anche tu quante vuoi. E poi, per l'amor di Dio, troviamo quella piccola che tu fai, che proprio non c'entra niente col pezzo. Il pezzo è tutt'altro, va bene? Resto da bene.